La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si conferma uno dei pochi motori di sviluppo dell'economia lucchese. Che lo si voglia o no, così stanno le cose e lo dicono i numeri. Dalla dimensione patrimoniale, nona fondazione in Italia con oltre 1 miliardo e 100 milioni, davanti, scusate se è poco, a Genova, Parma, Modena, Bologna eppure la Monte dei Paschi di Siena, alle erogazioni che nel quinquennio 2012-2016 ammonteranno alla stratosferica cifra di circa 150 milioni di euro. Anche per il 2014 la somma che l'ente di San Micheletto ha stanziato per gli interventi istituzionali è pari a oltre 26 milioni e mezzo, cifra che andrà come sempre a favore della crescita sociale, culturale ed economica della provincia. Per la prima volta il settore educazione e istruzione con 9,2 milioni di euro supera quello dei beni culturali che ne avrà 7,2. Oltre al documento previsionale 2014, l'Assemblea dei soci e l'organo di indirizzo hanno provveduto ad aggiornare il documento pluriennale 2012-2016 con tre nuovi progetti strategici che si aggiungono a quelli già definiti nel protocollo d'intesa sottoscritto nel marzo 2012 con Regione Toscana, Comune e Provincia di Lucca e finalizzati al restauro delle mura urbane di Lucca, alla realizzazione del nuovo ponte sul Serchio e all'edilizia scolastica per un investimento complessivo di 28 milioni di euro. Due di questi riguardano Viareggio e uno la città di Lucca. Si tratta del restauro del mercato del Carmine, un progetto che ha lo scopo di recuperare un immobile di grande importanza sia per la componente architettonica che per la centralità economica che rappresenta all'interno del centro storico. Al progetto del Carmine la Fondazione Cassa ha destinato 3 milioni di euro, 500.000 nel 2014, altri 500.000 nel 2015 e 2 milioni nel 2016. La Fondazione continuerà ad operare secondo due tipologie di intervento, iniziative di terzi preventivamente concordate e bandi differenziati. Nel primo caso, progetti e manifestazioni generalmente ricorrenti, promossi e realizzati da soggetti terzi, enti e associazioni, che rivestono un'oggettiva rilevanza in ambiti specifici, sociale, scientifico, artistico e culturale, o per la promozione del territorio. Saranno cofinanziati dalla Fondazione senza ricorso ai bandi. A queste iniziative sono stati riservati circa 2,9 milioni di euro. Per i bandi differenziati, confermate scadenze diverse e importi prestabiliti, per un totale di 5 milioni di euro.